Ed ebbene sì ragazzi, eccoci qua, Paparimo sei carico? Sto registrando perché è un vlog, io registro tutto, lo sai. Mi devi accompagnare a prendere questa cosa, il carosello di carugate, che mi servirà per un video. Quindi sto già vloggando la parte di video prima. Andiamo, dai, Andiamo, muoviti. sei carico? Ma devi Let's go. registrare che andiamo a comprare una roba così. Vabbè, ma tu puoi farti in giro il tuo shopping in giro. Viene anche la mamma? Non so, chiedilo, se vuol venire viene, c'è Ok, a una posto, noi andiamo pandemia. intanto, dai. Ebbene sì, ragazzi, eccoci. Mi sa che mi ha chiamato qualcuno. Ottimo. Eccoci con l'ascensore, direzione carosello, raga. Speriamo che tutto il piano funzioni come ho programmato, perché viene qualcosa di leggendario. Ed eccolo là, Paparimo, ignaro di tutto ciò che gli starà per succedere, che dovrà tirare 2.800 euro fuori senza che lo sappia. E niente. Ci siamo, papi? Ci sei? Ci sono, dove che sia? Viene anche la mamma? Sì, viene anche la mamma, dai. Niente da fare, il mezzo di Paparimo è sempre veramente più luccicante. Guarda come se la mena ogni volta che sale sulla macchina, sembra che è un pilota di Formula 1. Guarda come se la crede, guarda, guarda. Scusi, ma lei è il padre del figlio più influente di tutta No, Italia? sono il padre Ralph. Vieni su, Mi dai. fai un vai a letto, per Vai a letto! favore? Ma Paparimo, ma sta canzone la conosci? Rolls Royce, tu sai, ma non puoi. Con i brutti. Ragazzi, andatela ad ascoltare, vi lascio il link in descrizione, stiamo per arrivare a 1 milione. Let's go stream this. Che vuoi? Rolls Royce, ma non puoi. Mamma Rimo, in tempo zero, ci saluta. Paparimo, ora mi devi accompagnare a comprare sta cosa. Dov'è che dobbiamo andare? Ti dico che la zona è più o meno di là. E non è una cosa che spagherò poco, papà. È una cosa che mi serve per lavoro, non pagherò poco questa cosa, te lo dico. Vabbè, tanti soldi sono miei. Capito, sì, però andiamo a vedere cosa devi prendere, cioè non se ne capisce Non so, da niente. qua non si vede ancora il negozio, però diciamo che la zona è quella là. Ho capito che qua andiamo, no? Il negozio è lì davanti proprio, e sai, è un frutto, la mela. La Apple. Eh sì, dobbiamo comprare una roba all'Apple che mi... Non, cioè, ho un problema, andiamo dentro, dobbiamo comprare una roba. E quindi Sì, mi vabbè, serve. adesso andiamo dentro e prendi quello che ti serve, no? Tanto pago io, giustamente, Ma che ovvio. paghi io? Devo Sì, ma non mi pagare. serve, Se non ho devo ancora pagare roba che capito. serve a te, devo pagarla io. Ma che fuori Che di la testa? coda, neanche al supermercato, ma che roba. Pa. Allora, perché fai quella faccia? Ti faccio vedere quello che volevo comprare. Però ero un po' indeciso ancora. Qual è che devi prendere? Volevo prendere questo qua. Bellissimo. Guarda come si vede bene i colori. Mamma mia. Sai, muovi il mouse un attimo. Stavo confrontando un po' i prezzi e tutto. Sei scemo? Come? 15.339 euro, ma non costa neanche la mia macchina No, questo. non è vero. Ma lo uso per lavoro, papà. Ma cosa me ne frega a me? 15.500 euro. Ti danno solo... Il monitor sono Guarda, 6K. adesso guarda, chiudo, guarda che lo chiudo, Cos'è che fai? lo chiudiamo No, subito dai, e era uno scherzo. arrivederci. Non è questo, non è questo. Non è Ah, questo, è ok, uno meno scherzo. male, guarda. Come si No, no. chiude sto robo che non si chiude? Comunque, pa, è uno scherzo. Allora, mi serve il cavetto della Apple. Adesso vado a parlare con uno di questi. Tu 3 ore che aspettami non mi qua. hai ancora Se chiesto vuoi, c'è la cosa. lezione per bambini qua da... Quindi ci vai te, io non ci vado. Aspettami qua, io vado a parlare con il tipo, ok? Vado a parlare con... Sbrigati. Ebbene sì, raga, dopo un po' di scelta ho preso il Mac, quello da 3079. Mio padre è fuori, ovviamente non lo sa, e è quello lì comunque che vedete lì. E raga, ok, ora andiamo fuori e prepariamoci all'inferno. Allora, raga, mi sono preparato questa scenetta. Sentite cosa gli dico. Eccolo là, non ha ancora sollevato la testa. Oi, pa. Niente, è andata un po' così. Ti spiego perché ho... Allora, il signore... A me sai che non andava il cavetto del Mac? E gli ho parlato con il tipo e mi fa che praticamente secondo lui era meglio non cambiare il cavetto ma direttamente il Mac. Quindi ho preso il Mac nuovo. Ma che... No, ma è uno scherzo, Simone. No, questo è il Mac, No, non ma è ascolta finto. un attimo, io... Come? Il computer hai preso? Mi ha detto che il Ma cosa cavetto ti ha non... preso nel Ma mi ha cervello? detto che il cavetto, secondo lui, era inutile, cioè cambiare solo il cavetto. A questo punto prendevo il Mac nuovo. No, ascolta un attimo, io vado dentro a parlare col No, commesso, no, voglio no, 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 che no, no, tu no, ti l'ho ha preso pagato, qualcosa. l'ho pagato, l'ho pagato Come anche l'hai un po'. pagato? Secondo te quanto l'ho pagato? Lascia stare, Lasciamelo il mio dammelo a me Mac, che no, voglio che lo dammelo. restituisco Dammelo, sta roba. papà. Simone, Molla. perché... Secondo Ma te c'è... quanto l'ho pagato, secondo te? Simone, ma non l'hai pagato come comprare un Un cavetto, no. cavetto? Quanto l'ho pagato? È il nuovo MacBook Pro da 16 pollici con 10 di core e 16 Ma di che se ne gigabyte frega del unifico. core? Quanto l'ho pagato, Ma secondo che ne te? so quanto l'hai pagato? Ma non Spara. si fa... Ma
Simone, ascolta. Spara una cifra, spara. Ma non lo so, Simone, ma non, non c'entra niente, non, ti, non ce n'è oh, già oh, vuoi un sparare una cifra o mica? Ce n'è già un altro a casa. Simone, guarda che ti metto le mani addosso, c'è gente, mi sto trattenendo, Simone, ma io, quanto ho no, pagato? Da qua non usciamo con quella parola. Vabbè, te lo dico io, 3079. No, ma sei scemo. Io chiamo qualcuno adesso. Meraviglio, così c'è anche il cavetto incluso qua. Simone, non posso metterti le mani addosso perché c'è gente. Usciamo in fretta, andiamo sul parcheggio che ti no, io non esco più da qua, paura adesso. Torno a casa da solo in taxi. Andiamo fuori sul parcheggio. Torno in taxi. Madonna che faccia da assassino. Ti conviene. La mamma dov'è? Glielo devo dire anche a lei. Io non so dove sei. Dov'è che sei? Ok. Ascolta Chiara. La combinata grossa, sto deficiente qua, è andato dentro alla Apple, no? Ha detto che doveva comprare il cavetto, ha comprato un Mac da 3079 euro, ascolta, ovunque tu sia tu vieni qua Chiara, adesso qua, cazzo. No, ascolta, no, cosa no, sono ascolta, i soccorsi? Non so se aveva bisogno, lui ha bisogno di una visita, ascolta un attimo, io poi c'è gente, non posso menarlo, ho bisogno di portarlo fuori sul parcheggio e dargliene tante adesso. Vieni qua. Fai in fretta. Andiamo, fai in fretta. Ed ebbene sì ragazzi, eccomi qui a casa. Ho fatto un danno non poco costoso, ma ragazzi, ha una motivazione questo acquisto che ho fatto. E adesso ve lo vado a spiegare mentre lo unboxo con voi. Ragazzi, vi giuro non sto più nella pelle. Allora, prima di tutto... Voilà. Mannaggia, raga, guardate che roba. Porca puzzola. Guarda che sleppa. Comunque, ragazzi, che modello è? È il modello, il MacBook Pro da 16 pollici. Quindi sono passato da un 13 a un 16. Quello che avevo prima è un 13. E ragazzi, è il modello maxatissimo. Quello con la CPU 10 core e la GPU 16. Raga, bello tosto, è la configurazione da 3079 euro. E ma perché l'ho preso, ragazzi? Voi potete dire, Remo, hai già due PC enormi a casa, super potenti, prestanti, cosa ti va a servire un Mac? Ebbene sì, ragazzi, questi PC appunto sono prestanti e sono bellissimi a casa, ma ho bisogno anche di un mezzo che mi permetta in giro di montare i video. Questo sapete già cosa vuol dire. Questo vuol dire che ragazzi si inizierà a viaggiare. Mi serviva qualcosa che in giro mi faccia star tranquillo e possa avere una postazione potentissima, appunto, da potermi spostare anche in giro. Quindi cosa meglio se non il nuovissimo Mac? E niente raga, ho preso la versione da 1 tera di memoria di SSD, 1 tera, e non vedo l'ora di aprirlo. Andiamo a fare questo unboxing così gagliardo. Allora qua c'è la pellicolina, sentite, aperto tutto male, fa niente, ok, è sempre bello, eh. Come si solleva? Non è mai pratica questa sollevata così, eh? Ok, si presenta così. Ho preso la versione grigio siderale. Mamma mia raga, che spettacolo. Spostiamo. Bam! Mamma mia, raga! Che bomba! Che bomba, raga! Comunque, all'interno della scatola, prima di aprirlo, c'è il cavetto con il mag... cioè, il cavetto magnetico per caricarlo. Togliamogli anche qua la pellicola. Wow! Raga, che figata! Bello, però, ragazzi, si è fatto costare questo. Allora, raga, interrompo la registrazione qua così vi faccio qualche ripresa. Che figo. Mamma mia, raga. Togliamola. Raga, il display non so se rende, ma è un qualcosa di non luminoso. Che figata di più, cioè, wow. Oh, finalmente un qualcosa di grande. Non l'altro era, raga, un 13, quindi... arriva a qua più o meno, neanche. E qua c'è una touch bar gigantesca. Ok. Preparatevi a viaggi leggendari, raga.